Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel secondo episodio su Dragon Ball Card Warriors. Se vi siete persi il primo episodio, dove abbiamo spacchettato e sistemato il nostro deck, recuperatelo qui sopra nelle schede. Perché oggi, amici miei, andremo ad affrontare la nostra prima classificata, ovviamente insieme a voi. Prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video e nei commenti fatemi sapere quante UR, ovvero bordo oro, avete trovato. E soprattutto ditemi chi avete trovato. Battaglia! Ah, signori, sono abbastanza emozionato per questa prima classificata perché il mio deck non è per niente pronto per affrontare delle classificate, ma voglio vedere le persone nel mondo cosa hanno fatto, perché obiettivamente lo shop non è aperto, di conseguenza non possono aver spacchettato più di noi. Secondo, quanti hanno avuto più fortuna di me? E sicuramente saranno tanti. Ah, livello principiante 1, ok, uno al nostro livello. Anzi, forse livello battaglia 1 noi siamo più alti perché siamo al 2. Questa la scartiamo perché, raga, le carte alte che non possiamo evocare subito vanno sempre tolte e ripescate. Ecco, 2, 4, 5. Abbiamo una buona curva. Il problema è che dovremo aspettare 2 di energia per poter evocare Vegeta, perché non abbiamo nessuno di grado 1. Non è che è difficile da spiegare, raga, perché... Oh no, eccolo! È arrivato subito Goten! GG, lo evochiamo. Non è molto difficile, perché sostanzialmente è molto simile ad Hearthstone. Quindi in basso a sinistra trovate l'energia che si carica, in base al numero che trovate in basso a sinistra potete evocare le carte. Insomma, è abbastanza elementare come gioco. L'obiettivo è ridurre a zero i punti vita dell'avversario. L'avversario lo vedete sopra perché c'ha il pallino rosso. Questo non si è neanche degnato di mettere un personaggio. Io ovviamente ho messo Freezer. Non ha messo niente. Potrei evocare Popo, ma assolutamente no, io mi vado ad evocare il mio bel Vegeta. E con il mio Goten cosa vado a fare? Vado ad attaccare direttamente il nostro avversario. Gli togliamo 1000 punti, che non sono tanti, sono molto pochi, ma intanto è un buon inizio, è un buon inizio. Se non evoca niente, io al prossimo turno gli faccio 4000 danni dritti. Che fa? Pesca una carta, se il costo è 5 o più pesca una carta aggiuntiva. Ah, ok, non ha evocato niente, poveraccio. Entra Popo. Allora, guardate questa cosa qua. Noi abbiamo evocato una carta da 1, ma ci rimangono 2 di energia. Ma non abbiamo nessuna carta che si può evocare con 2. Quindi, passando il turno, quei 2 di energia vanno nel magazzino, tra virgolette. Quindi non vengono sprecate, ma vengono immagazzinate. Turno dopo io vado a prendere 4 di energia più le 2 che avevo immagazzinato. Guardate. Puff! Ed eccole lì. Non si muovono. Anche qui ci vuole molta strategia, raga, perché sembra un gioco stupido, ma il livello strategico è molto alto. E la cosa che mi dispiace, qui lo ripeto, è che purtroppo non è accessibile a tutti, perché non è gratuito. Nel senso, le persone devono comprare Kakarot per giocare a questo. E non va bene, perché dovrebbero metterlo gratis per tutti. Così il gioco prende piede. Bandai, adesso che te lo deve insegnare tutto zio Mirko, dai Però non glielo attaccherò, raga, nel prossimo turno. Penso che andrò di nuovo dritto dritto in fronte. Fai apparire un SP con costo 3 o meno e gli do un attacco rapido. Noi che abbiamo con 3 o meno? Abbiamo lui. È perché gli altri hanno tutti di più. Oppure potrei evocare consumata. Mette capo un personaggio normale un costo 4 o meno sul campo dell'avversario. Non possiamo perché vedete qui sopra l'energia, se ci fate caso ci sono 4 bollini. Noi ci servirebbe il bollino acqua, dovrebbe essere, o blu, chiamiamolo blu. E purtroppo non lo abbiamo, quindi andiamo con questa. Sì, devo evocare per forza lui. È l'unica di costo inferiore. Oddio, sai che però potremmo... Ah no, però attacco rapido, come su Hearthstone, funziona se attacchi un avversario, ma non il maestro. Ok, dai, ci sto. 3000 glieli posso concedere. Adesso andiamo tutto in faccia, vai. Recuperare quei 2 energia, raga, è inutile, perché comunque anche recuperandoli non li potremmo sfruttare, dato che non abbiamo... personaggi evocabili con 2. Certo che se fosse stato come prima 4 più 2 sarebbe stato 7. No,
6 sarebbe stato molto meglio, ma comunque potevamo evocare solo una carta, quindi aspetterei. Ah, questa è buona, che se l'avversario evoca qualcuno di livello alto, io gli faccio la giocata, metto lui, l'arbitro. Quanto mi ha tolto? Vabbè, ti sei giocato tutto il mana, cioè tutta l'energia. Oddio, Popo, che palle. Va bene. Però adesso abbiamo l'icona blu. GG. E adesso evoco lui. L'effetto mi fa distruggere questo. Fantastico. Fantastico, signori. Inizio a prendere mano. Addio. Certo che andando avanti di 1000 danni non ci arrivo più a batterlo questo. Prossimo turno, se tutto va bene, gli faccio 6000 con Cell. 7000 danno a un personaggio sul campo. Ecco la carta che ha usato prima lui. No. Oh, porca vacca. Oh, al contrario, non ha quittato un corno. Cioè, questo ha evocato un mostro, ha evocato. Porca miseria. Forte. Ok, ha preso l'energia dal magazzino. Perché immagino adesso voglia evocare qualcun altro. Porco demonio. Cioè, scusa, 7000 danni, perché non me li ha inflitti al Cell, che è quello più forte? Questa non l'ho proprio capita. Adesso devo fare questa giocata qui. Lo evoco anch'io. E lui potenzia l'attacco di tutti. 3, 4 e 5. Guarda per quanto. Per 2000 non lo faccio fuori. Allora, vado. Sblocco la riserva. Guarda, potevo evocare lui che mi ripristinava la riserva, ma non lo può fare. Posso fargli 7000. 7, 8, 9, 10. E glielo elimino. Vai. 3000. Popo. Vai, Popo. Mamma mia, Popo che sconfigge Goku Super Saiyan. E dove l'avete mai visto, signori, se non qua nel Card Warriors? Vai, Goten. Ho preferito farglielo fuori, raga, in modo da non avere problemi nei prossimi turni, eh. Così che adesso lui ha la board bella vuota e noi siamo comunque in vantaggio. Stiamo proprio freschi come le rose. Perfetti. Bisogna anche imparare anche un attimo i termini, board control. Tipo noi in questo caso siamo in board control, perché stiamo controllando la board con 3 mostri mentre il nostro avversario ne ha 0. Questi sono tutti i termini che ho imparato un po' su giochicchiando ad Hearthstone, eh. Potere in evoluzione. Non ce l'ha però il bollino blu, quindi non si potenzia. Vabbè, ho vinto. Dai. Ragazzo, direi che potresti anche quittare volendo. Mio turno. Oh, guarda, raga, guarda che culo. C'ho pure le due icone. Ma lo evoco al volo. Ma che spettacolo. Ah, ma lo infligge a tutti gli altri personaggi. Ma sono un idiota. Vedete, lui ha guardia. Che cos'è guardia? Praticamente l'avversario è costretto ad attaccare sempre quello che ha guardia. Perché è come se fosse tipo provocazione, no? Non so se avete presente provocazione su Hearthstone. Vabbè, insomma, lo devi attaccare per forza e non puoi attaccarmi diretto. Io direi di chiudere questo match, ragazzi. Però sapete che quasi quasi mi piglio una soddisfazione. Niente soddisfazione, andiamo dritti. E con Cell, signori, vado a vincere la mia prima partita classificata. Vega Dite! Buono. Buono che tra l'altro ho capito anche l'effetto del Vegeta. La prossima volta ci penso meglio prima di evocarlo. Piazza una carta leggendaria sul campo. Ah, buono. Consuma uno in battaglia, completato la missione libera. Va bene, ok. Sì, mo sei fino a quando scorre questo? Fino a domani. Oh, è andata bene. È andata bene. Wow! Sapete che vi dico? Mi sono divertito. Sapete che vi dico? Mi sono divertito. Di solito è difficile che io mi diverta, in un gioco nuovo, di carte, eccetera. Però mi sono divertito. Spero che la stessa cosa valga anche per voi, signori, perché
Voglio portare questo gioco in maniera molto costante e in continua evoluzione. Certo che devo un po' nerdare perché devo assolutamente sbloccare monete, punti carte per farmare, crearne. Che poi volendo io posso anche crearle le carte, non per forza solo trovarle. E questa è un'ottima cosa. Ci devo un attimo studiare per mostrarvi poi sempre più cose. Ma per oggi purtroppo è veramente tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!